Peppa in zoccolina. Martedì 20 dicembre, per il secondo giorno di fila mi ritrovo all'ospedale Kalinin di Donetsk. Un altro blocco di questo ospedale è stato colpito ieri sera nuovamente da razzi lanciati dalle posizioni ucraine. Fortunatamente questa volta non si sono riportate vittime tra i pazienti dell'ospedale. In questo momento tutto il personale dell'ospedale, al posto che prestare soccorso ai pazienti, è impegnato a ripulire la struttura dalle macerie per ripristinare il funzionamento di essa. Tutta la città poco per volta viene ridotta in macerie, ma la gente non si scoraggia, non abbassa la guardia e fa il possibile per ripristinare tutto quello che viene distrutto progressivamente dai militari ucraini con questi bombardamenti che sono quotidiani.